Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo come si fa una stampa in PostScript PDF di una pagina HTML. Praticamente noi siamo oggi in un sito di un giornale, abbiamo scelto un articolo qualunque, non tanto qualunque, l'abbiamo scelto perché era pieno di oggetti che noi dovremo modificare. E se noi per esempio premiamo il tasto Alt in un browser e andiamo su File Stampa, possiamo vedere che quando in un computer praticamente non c'è installata nessuna stampante, ti dà la possibilità di stampare su file. Questo si chiama, diciamo, utilizzare un PostScript di stampa. Se noi selezioniamo stampa su file, poi possiamo fare tutte le opzioni che si possono fare nel caso della stampa fisica su carta. Per esempio scegliere qual è la cartella, come si chiama il file, noi lo chiamiamo prova su PDF, quindi noi tenteremo di stampare su PDF quello che è un articolo in HTML e poi vediamo che praticamente si possono fare tutte le opzioni, si possono scegliere della stampa su carta, cioè si può scegliere la tipologia della carta, se stampare tutte le pagine pari o dispari. Si può scegliere il formato verticale, orizzontale, insomma tutte le opzioni. Io per esempio qui ho svuotato tutti quegli elementi che inseriscono il numero di pagina, il titolo della pagina HTML. Quindi quello che stiamo facendo, stiamo tentando di stampare un articolo di un giornale in un computer in cui non ci sono stampanti fisiche e ti dà la possibilità di stamparlo su file in formato PDF. Se noi facciamo ad esempio stampa, vediamo questo articolo, diamo un po' di tempo perché praticamente è un exporting in PDF, noi l'abbiamo messo all'interno del nostro desktop, lo doppio clicchiamo, vediamo che è un PDF che consta di più pagine, quindi ha trasformato una pagina HTML lunga, l'ha diviso in pagine A4 perché quella era stata la scelta, e se noi andiamo a vedere l'entità che ha creato questo file, se andiamo a vedere le proprietà, si chiama Cairo, ma Cairo è un caso di un'omonimia, non è l'editore che c'è in Italia. Per esempio vediamo che Cairo è una libreria grafica che serve proprio per fare questo tipo di attività, di stampare in PostScript PDF un elemento che nasce come HTML. Quindi noi vediamo che come pagina del giornale in internet era una pagina tutta lunga, trasformata in PDF si trasforma in un documento multipagina. Perché abbiamo fatto questa trasformazione? Ci possono essere tanti motivi. Poi ricordiamoci che se nella pagina non c'è l'iconcina stampa e non c'è il menu che viene fuori premendo sulla tastiera Alt, noi possiamo fare con la tastiera Ctrl P, che sarebbe print in inglese, ed è la scorciatoia per andare al menu di stampa, quello classico. Quindi se non c'è nel menu nel vostro browser e non c'è l'iconcina stampa all'interno della pagina HTML, Ctrl P nella tastiera è la scorciatoia per aprire il menu di stampa. Adesso che cosa vediamo? Dopo che l'abbiamo aperto e l'abbiamo trasformato in un documento PDF multipagina, noi che cosa possiamo fare? Possiamo aprire Inkscape, che è il programma che tra le altre cose serve per modificare i PDF, se sono vettoriali, cioè se c'è del testo vero e proprio, non raster. Possiamo andare su File, apri, e noi all'interno della nostra scrivania troviamo il file prova PDF. Qual è la caratteristica di Inkscape? Che può aprire una pagina alla volta. Vedete che vi consente di scegliere quale pagina aprire, e qui c'è, diciamo, l'anteprima. Perché fa così? Perché questo è un programma professionale, se noi andiamo a vedere, è spiegato qui, per esempio, vedete, al momento Inkscape non ha un supporto multipagina, quindi consente di smontare il documento in PDF pagina per pagina, e poi noi se vogliamo lo possiamo riunire utilizzando un sito come questo, cioè PDF Merge, cioè unisci PDF selezionando pagina per pagina e ricostituendo un PDF singolo. Quindi quando noi apriamo un PDF multipagina con Inkscape, che è un programma professionale che utilizza il formato SVG, dato che ancora il formato SVG non supporta il multipagina, ti chiede di scegliere qual è la pagina, e ogni volta che apri una pagina ti apre una nuova istanza del programma. Noi diciamo pagina 1, clicchiamo ed ecco che vediamo che ci ha aperto soltanto la pagina 1. Selezionando lo strumento appunto selezione, noi possiamo iniziare a demolire la pagina togliendo ciò che non ci serve. Ad esempio,
questa box con tutte queste informazioni la seleziono, premo cancel nella tastiera, la scritta la stampa, la scritta questa qua, le casette. Io inizio a demolire il PDF selezionando con correttezza e poi posso anche selezionarlo e lo posso muovere. Vedete? Io posso ricreare il mio PDF come voglio. Per esempio, sto demolendo tutte queste scritte. Poi, per esempio, potrei entrare qui, se io clicco lo strumento testo, entro qui, addirittura io modifico, gli posso dire che il mio titolo è semplicemente dai pneumatici ai tergicristalli. Poi sempre con lo strumento testo posso andare qui e scrivere ad esempio Logistics Analytics Italia è il miglior, poi faccio invio, canale YouTube, per dire una cosa qualsiasi. E vedete che io qui poi potrei ad esempio scegliere differentemente, no? Le caratteristiche del carattere, posso fare così, faccio applica, e quindi quello che sto facendo è ho demolito delle caratteristiche che non mi andavano bene e ho inserito quelle che volevo. Ad esempio posso selezionare l'immagine, cancellarla perché non è quella che mi interessa, sempre con lo strumento selezione, poi fare file, importa, vediamo dove lo trovo, ecco, importa, e poi scegliere ad esempio un pinguino, ce lo metto, lo posso modificare e vedete che inizio a ricostruire su un PDF esistente un articolo differente. Quello che posso fare è riandare su file, apri, riapro una nuova volta l'exporting in PDF, questa volta gli dico pagina 2 e vedete che il programma apre una nuova istanza del programma. Io questo la pagina 2. Adesso con CTRL rotella posso fare lo zoom e potrei ad esempio prendere con lo strumento selezione, io voglio prendere ad esempio questo, poi con maiuscolo faccio una selezione multipla, ma faccio CTRL C, vado nella pagina 1, faccio CTRL V e lo incollo ed eccolo che ce l'ho incollato. Posso spostarlo, posso ingrandirlo se becco la selezione, sempre con maiuscolo io faccio la selezione multipla. Un attimo, se ci arrivo, oppure posso, quando non riesco in Escape a selezionare l'elemento, io posso usare il tab nella tastiera, vedete? Lo prendo e lo sposto, posso usare il tab nella tastiera e fare così. Quindi quello che ho fatto, ho smontato completamente un articolo in HTML nel suo formato PDF, l'ho rimontato. A questo punto io posso prendere, faccio salva con nome, salva come, e lo salvo come pagina 1, ad esempio lo metto sempre sulla scrivania e salvo, lasciamo tutte queste opzioni che non ci interessano e vediamo che io ho salvato il mio primo pezzo sulla scrivania, è diventato pagina 1, quindi da un articolo in HTML vedete è tutto modificato con l'immagine. Andiamo a fare la stessa cosa in 2 secondi sulla pagina 2. Iniziamo a demolire quello che non ci interessa, chiudiamo questo pannello così posso vedere chiaramente la pagina, se la ritrovo, esatto, strumento selezione e faccio quello di prima, seleziono le cose che non mi interessano e premo cancel. Vedete? Facciamo la eliminazione di tutte queste entità perché non ci interessano, vogliamo fare anche queste, se la riesco a selezionare. Vedete che io sto riducendo ad una pagina sola, questa è la seconda pagina e poi farò piano piano la ricostituzione del documento facendo un merging di 2 pagine PDF che sono derivate dalla stampa in PostScript PDF di un articolo in HTML. Io voglio solo la colonna, esatto. E adesso io questo faccio sempre con Escape, salva come, e scrivo questa volta pagina 2.pdf, lo salvo, chiudo. Adesso vedete che io mi ritrovo a partire da un documento PDF prova che constava di 6 pagine, mi pare, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adesso io ho 2 pagine PDF, PDF 1,
vedete, e PDF2. Adesso per ricostituirlo è sufficiente andare in internet, in uno di questi siti, ce ne sono tanti come PDF Merge, sfogliare, prendo prima pagina 1, poi sfoglio il secondo documento, pagina 2, e poi dico semplicemente unisci. Vedete che le due pagine vengono unite e visualizza e scarica nel browser. Diamogli tempo, facciamo salva, lo salva sempre nel desktop, ed ecco che quello che prima era un documento HTML si è trasformato in un documento multipagina PDF. Poi ho preso solo le due pagine che mi interessavano, poi ho fatto un merging e diventa, vedete, un documento PDF creato praticamente con soltanto due pagine. Questa è una delle maniere che si può fare per prendere un articolo di giornale, fare Ctrl-P, stamparlo se uno non ha una stampante, se c'è una lista di stampante scegliete appunto il vostro PostScript che avete, e poi demolendolo usando Inkscape e ricostituendolo con uno di questi siti. Il video finisce qua, spero vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.